Colonnello, l'importanza di questo protocollo con la Procura, ma nello stesso tempo con le istituzioni locali, qual è il significato? Il significato è soprattutto quello di creare sinergia istituzionale, perché c'è poco da fare, oggi come oggi, se non c'è sinergia istituzionale, gli attacchi della criminalità, nel caso di specie quella economico-finanziaria, ma soprattutto quella organizzata, gli attacchi non possono essere adeguatamente sviliti e quindi adeguatamente combattuti. Oggi con il protocollo abbiamo raggiunto un'intesa che ci permette di fare in modo che si venga a creare un circuito virtuoso in un momento così importante che è quello dell'allocazione di queste ingenti risorse economico che l'Unione Europea ha affidato al nostro Paese. Si parla dei finanziamenti del PNRR, una massa di denaro che arriverà nella nostra regione. Come sarà gestita? La governance che a livello centrale e a livello periferico sta gestendo questa enorme massa di denaro, che è fondamentalmente destinata a ricostruire un po' le macerie che sono venute fuori all'indomani del fenomeno della pandemia, e in questo sistema la Guardia di Finanza ha un ruolo molto importante, un ruolo fondamentale, perché quale forza di polizia economico-finanziaria a tutela di quello che è il bilancio dello Stato, il bilancio dell'Unione Europea, mira fondamentalmente a dare un contributo in questo scenario fondamentale, che è quello di, attraverso un'attività di intelligence, attraverso un'attività di verifica delle anomalie, delle irregolarità, delle criticità, di intercettare immediatamente quelle che sono le criticità legate a una corretta spesa di questi fondi e a risolvere immediatamente le problematiche. Non nascondo che la nostra organizzazione ci permette come modello di addivenire in tempi rapidissimi a risolvere le problematiche, perché questa è l'esigenza oggi come oggi di comportamento, l'esigenza di poter dare delle risposte sicure, delle risposte immediate in tempi rapidi, evitando che il sistema di controllo venga nel caso di specie non sia efficace, non sia efficiente.